Carissimi amiche e amici collegati in diretta, tutti coloro che ascolteranno o vedranno il video di questa catechesi, un caro saluto a tutti, Dio vi benedica, Ave Maria, e ci troviamo per una fraterna condivisione verso il termine del mese di maggio. Oggi è la vigilia della chiusura del mese mariano. Ecco, certamente è stato, spero, più che certamente per tutti, un mese di maggiore conoscenza, di più grande devozione, di offerte, di sacrifici da offrire alla nostra carissima Regina del Cielo, come l'abbiamo salutata con questo piccolo canto introduttorio, e di crescita nella devozione, nella preghiera, nel fervore, speriamo anche un po' nella conoscenza di lei, perché De Maria Nunquam Satis, così chiama il titolo di una trasmissione, ecco, da poco terminata su Radio Buon Consiglio, cioè su Maria non si dice mai abbastanza, che è anche il contesto in cui queste catechesi sulle virtù della Madonna sono iniziate. Bene, la volta scorsa abbiamo cominciato a introdurre questo tema, ecco, ricordando come la Madonna sia l'unica ad aver applicato il duplice comandamento dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo con perfezione assoluta, unica eccezione, perché è stata l'unica capace di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, quindi sia con la massima perfezione possibile che a creatura umana fosse concesso, quindi dando tutto l'amore che poteva, ma anche in virtù della sua unione con la divina volontà, cosa che solo nella divina volontà è possibile, ecco, anche amare come Dio va amato, quindi come Dio è degno di essere amato. Senza questo la Madonna avrebbe amato certamente Dio con tutto se stesso, ma non come Dio merita di essere amato, come notavamo. E notavamo anche che se a noi purtroppo, in quanto macchiati dalla colpa d'origine, quindi vissuti come figli di Adamo, quindi sicuramente c'è stato qualche momento della nostra esistenza in cui non siamo stati tutti intenti nell'amore di Dio, quindi non potremo, come Maria, amarlo con la perfezione creaturale assoluta, ecco, però ecco, chi di noi ha la grazia, il dono e la buona volontà di conoscere il tesoro immenso che è la Divina Volontà, potrà assomigliare alla Madonna, perché nella Divina Volontà si amerà Dio così come Lui è degno e merita di essere amato, cioè con un amore non semplicemente umano, ma un amore divino col suo stesso amore. Bene, oggi dobbiamo fare un tassello in avanti e prima anzitutto vedere come i figli di Maria devono vivere questa virtù della Madonna, perché ricordiamo sempre che è vera devozione quella che porta all'imitazione. Noi non possiamo dirci devoti di Maria se la nostra vita è esattamente l'opposto di quello che era la vita della Madonna. Sull'argomento umiltà, come vedremo probabilmente nelle prossime catechesi, e carità, si gioca molto della credibilità dei devoti alla Madonna, perché umiltà, carità e ubbidienza in Maria sono le virtù che a mio modestissimo avviso vengono prima di ogni altro. Per cui un'anima devota alla Madonna, che non si distingua per un ardente amore di Dio e per un vero amore del prossimo, percepibile anche in gesti molto piccoli e molto concreti, poi faremo come sempre dei buoni esempi, deve crescere nella devozione alla Madonna, perché la devozione deve assolutamente portare. Noi dobbiamo chiedere alla Madonna che ci dia il suo stesso cuore, quindi che ci renda davvero simili a lei. Altrimenti la nostra devozione è non buona, è falsa. Ecco. Allora, la Madonna innanzitutto vuole che i suoi figli amino Dio quanto più possibile. Abbiamo questa, credo, questa frase, credo che sia riportata da Sant'Alfonso Maria de Liguori nelle sue Glorie di Maria. Abbiamo Santa Angela da Foligno, che è sempre chiamata per tradizione, insomma, la Beata Angela da Foligno, anche se è santa canonizzata, che una volta si sentì dire da Maria Santissima: cerca di amare mio figlio quanto più puoi. Quindi,
La devozione alla Madonna, lungi dal portarci lontano da Gesù, ecco, perdonate la croce dell'allergia, purtroppo non ci posso fare nulla, lungi dal portarci lontano dall'amore di Gesù, quando è autentica, ci porta ad un amore ardente verso Gesù, perché la Madonna è l'anello di congiunzione privilegiato dell'amore a Gesù. E a Santa Brigida disse anche: se vuoi legarmi a te, ama mio figlio. Pensiamo per esempio alle apparizioni mariane più famose, riconosciute dalla Chiesa, prendiamone due a caso, Lourdes e Fatima. Quali furono le prime grosse cose che Dio chiese a Santa Bernardetta e ai pastorelli? Voglio che qui sia fatta costruire una cappella. Poi, insomma, la cappella sono diventati, come sappiamo, dei santuari enormi. Che cosa si fa dentro la cappella? Dentro la cappella si celebra la Santa Messa. Ecco, quindi è chiaro che la Madonna proprio strutturalmente, intrinsecamente porta Gesù. E il Santo Padre Francesco, come sapete, ha da poco autorizzato ufficialmente i pellegrinaggi parrocchiali e diocesani a Medjugorje, quindi questo non significa riconoscimento, ma insomma è un altro atto dopo l'invio un anno e qualcosa fa di un vescovo incaricato a persona in quella terra, quindi bene così, andiamo avanti insomma nel cammino che la Chiesa sta facendo in un sempre maggiore discernimento. Ma una delle cose molto belle che la Madonna nei primissimi messaggi antichi, che ricordo molto bene, disse a non so quale veggente, ma ricordo bene il contenuto del messaggio, era questo: dice, guardate, se c'è l'apparizione o c'è la messa, non vi venga nessun dubbio, andate a messa e lasciate l'apparizione. Basterebbe un messaggio di questo genere, capito, io grazie a Dio non sono nessuno nella Santa Madre Chiesa, se non un povero prete, ma basterebbe un messaggio del genere per, come dire, per avere una spia di, ecco, profondissima attendibilità, perché sicuramente la Madonna direbbe una cosa di questo genere. Su questo non c'è assolutamente dubbio, Poi, se ci fossero, insomma, astuzie che magari uno immagina che la Madonna dica questo e se lo inventa, tutto è possibile, ma sicuramente la Madonna in una fase del genere la direbbe a squarciagola, senza nessun dubbio. Quindi i devoti di Maria si distinguono per un grande e ardente amore di Dio. E se non c'è questo grande e ardente amore di Dio, la devozione alla Madonna, direbbe San Luigi Maria Monfort, è falsa, non è vera. Oh, però la Madonna vuole anche che noi ci distinguiamo, e questo, capite, l'amore di Dio molte volte, ed è assolutamente auspicabile che sia così, è un fatto che ci rimane nel cuore. Cioè l'amore di Dio, per esempio, può, anzi deve essere vissuto nel contesto della preghiera con la P maiuscola, della preghiera profonda. Ma quello che accade tra me e Dio nella preghiera profonda lo so io e non lo deve sapere nessuno. Al di fuori, se ce l'ho, e nella misura anche opportuna, il padre spirituale, che è custode insomma di segreti intimi. Invece l'amore del prossimo si vede. Il caro Don Dolindo Ruotolo, quando faceva le prediche ai preti, proprio raccomandando l'amore verso il prossimo, diceva: guarda caro confratello, che un fedele che ti viene a trovare, o che viene in ufficio parrocchiale, o che viene in parrocchio, che ti chiede di confessarsi, non lo sa se tu hai recitato il breviario, se sei stato a fare un'ora d'adorazione, se hai detto 50 rosari in ginocchio, se hai fatto i digiuni, se hai fatto come il curato d'arsa, le discipline, tutto quello che vuoi. Quello che sa è che vede come lo tratti, e a seconda di come lo tratti si farà un'idea di Gesù Cristo, di te, della Chiesa, del cristianesimo, eccetera eccetera. Questo dovremmo pensarlo spesso assai tutti quanti, perché l'amore di Dio certamente si vede, nel senso che traspare dalla nostra serenità, dalla nostra distensione, da tante cose. Però, come diceva San Giovanni, non puoi dire che ami Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi.
E l'amore autentico di Dio necessariamente porta all'amore del prossimo, ma non come, come dire, un impegno sforzato, d'accordo? Perché se uno ama veramente il Signore, l'amore, questo accade anche nei nostri amori umani, porta necessariamente ad amare anche le cose amate dall'amato, capite? E quindi il prossimo, come si dice nell'atto di carità, non si ama perché è amabile in se stesso, perché i prossimi, segnati dal peccato originale, sotto il dominio delle passioni e della volontà umana, spesso e volentieri sono tutt'altro che amabili, sono abbastanza odiosi, diciamocelo pure, no? Però non si ama il prossimo per la sua amabilità intrinseca, ma si ama il prossimo per amore di Dio, perché Dio ha creato quell'anima, perché Dio ama quell'anima, perché Dio vuole bene a quell'anima. Per questo si amano soprannaturalmente anche le persone cattive, e si prega per la loro conversione, non gli si augura il male. Noi non possiamo fare così, ecco, perché se facciamo così non siamo né cristiani né mariani, con nessuno, neanche con chi ci insulta, ci infanga, ci calunnia, con nessuno. Allora, la Madonna vuole che i suoi devoti amino il prossimo con la maggiore perfezione possibile, cioè soccorrendoli nei loro bisogni. Tante volte Papa Francesco ci ha fatto tante lezioni anche abbondanti, ecco, sulle opere di misericordia, corporale e spirituale. Cioè, l'amore non sono chiacchiere, molte volte consiste nell'essere molto solleciti, molto attivi, percepibili. Quindi amare non è semplicemente non fare alcun male al prossimo, questo certamente è amore, ma non è sufficiente. E non soltanto soccorrere nei bisogni, ma prevenire anche le necessità del prossimo. Questa delicatezza, questa attenzione che poi nasce, no? Nasce quando c'è un amore di Dio autentico. Oh! Poi, questo è uno proprio dei segni della soprannaturalità dell'amore del prossimo, un amore distaccato e disinteressato. Questo è difficile, figlioli miei cari. Distaccato e disinteressato vuol dire che vuole il bene della persona, vuole anche bene alla persona e accoglie il bene che la persona vuole, ma senza creare vincoli, lacci, legami, attaccamenti, peggio ancora, manipolazioni, come dire, condizionamenti sulla libertà, niente. Quindi l'amore non lega le persone, non esige, non pretende. Non esige e non pretendere. Niente da nessuno. Quando uno ama, accoglie anche ogni gesto di amore che riceve dal prossimo, ma lo accoglie sempre con un grandissimo grazie, perché un'anima mariana, pensiamo anche sempre, adesso non voglio stasera fare il Međugorjano sfegatato, no? Ma al modo con cui la Madonna chiude i messaggi di Međugorje, grazie per aver risposto alla mia chiamata, la Madonna che dice sempre grazie. È bello, è molto bello dire grazie, ed è molto bello anche sentire la parola grazie. Ecco. Quanti ne dovremmo dire? Ecco, io dico sempre che il Cardinal Petrocchi e Papa Francesco vanno d'accordo non soltanto, insomma, perché la stima del Papa l'ha nominato cardinale, ma anche su tante cose che dicevano. Io ricordo quando ero seminarista, che lui ci diceva sempre: imparate a dire le tre parole importanti, grazie, scusa e ti voglio bene. Ecco, il Papa dice invece grazie, scusa, è permesso, ecco, quindi, perché anche permesso è una parola importante, no, da dire spesso e volentieri. C'è proprio questo stile, quindi uno stile mariano. È lo stile pacifico, calmo, disteso, propositivo, veramente amante in questo senso, ecco,
Quell'amore è bello, noi siamo contenti quando ci sentiamo amati da qualcuno, però senza che quell'amore ci crei lacci, ci crei pretese, hai visto i rapporti umani, anche di delle cosiddette amicizie, e non mi ha telefonato, è una settimana che non mi telefona, stavo in difficoltà e non mi ha fatto manco un messaggio. Queste sono cose umanamente comprensibili. Quando si cambia dimensione, nel senso che si passa alla caritas, alla carità, qui stiamo parlando della carità, ripeto, non è la carità del dare qualche euro, cosa che bisogna fare ai nostri fratelli poveri e bisognosi, ma qui è un'altra cosa. Quindi la carità, dice San Paolo, tutto scusa, non mi ha telefonato, vabbè, non fa niente, non c'ha avuto tempo, ma non è non fa niente, che come dice, sì, non fa niente, però mi lega il dito, è la prima occasione te lo rinfaccio, no, non fa niente, non fa niente, d'accordo, capite? È bello avere dei rapporti di questo genere, quindi noi impegnati sempre a prevenire i bisogni del prossimo, ad essere solleciti, solerti, a cercare di fare il possibile per far sentire le persone amate, accolte, importanti, tutto quello che vogliamo, ma senza mai pretendere nulla. E tanto meno quanto più abbiamo dato a una persona, capito? Cioè una persona e non ti ricambia in niente, oh, qui bisognerebbe fare la festa delle feste, come faceva San Francesco d'Assisi. Ecco, io penso che pensando a queste cose, ecco, si provi nel cuore, insomma, una gioia mista a desiderio, cioè magari fossi capace di amare così, no? Ecco, però proviamoci, perché amare, ecco, oltre che santo, è bello vivere così. Ecco, il mettersi a disposizione del prossimo come diceva San Francesco, con spirito di minorità. E cercare sempre di essere per il nostro prossimo degli aiuti, dei tramiti belli anche sotto questo punto di vista, discreti anche se solleciti, perché attraverso di noi il prossimo possa incontrare il Signore. Mi si permette insomma di dire questa cosa che mi viene un pochino dall'esperienza pastorale, da tante mail che ricevo, da tante chiacchiere, no, chiacchiere, da tanti colloqui che ho fatto con tante persone, confessioni ascoltate, cioè portare le persone a Dio e Dio alle persone è un compito bellissimo, ma anche questo dobbiamo imparare a svolgerlo, come dire, con eleganza, con spirito soprannaturale. Mi verrebbe da dire, se si intende bene, con classe, cioè non si porta a Dio andando a prendere di petto le persone, come dire, diventando una sorta di grilli parlanti, pedanti, imponendo le cose, obbligando le persone, come dire, parlando troppo, sempre in maniera esplicita di Dio, a volte anche in luoghi, in momenti inopportuni, in maniera inopportuna. Cioè la bellezza, la discrezione. Noi parliamo di Dio a tutti con la nostra vita, perché quando uno ama, quella è una predica continua, ininterrotta e tra l'altro molto gradevole, molto convincente. Parliamo invece esplicitamente del Signore, sempre con molta dolcezza e con molta umiltà, o quando qualcuno ce lo chiede, o quando vediamo che c'è un qualcuno che comunque ha fame e sete di Dio. Magari possiamo anche provare delicatamente, intelligentemente, sapientemente, astutamente a sollecitare qualche domanda. Questo certamente sì. Ecco. Però purtroppo non è bello, non diamo una bella immagine, non soltanto di noi stessi, ma anche di Gesù e dello stesso cristianesimo, quando io certamente so che molte volte un'anima gli prende questa cosa per eccesso di zelo, perché è normale che se io incontro il Signore vorrei che tutti lo incontrassero, quindi vorrei spaccare il mondo, vorrei predicarla ai quattro venti, vorrei prendere per collo le persone e dirgli: ma dai, per favore, ma cerca di capire, cioè non ti perdere questa cosa così bella, così grande. Quindi questi sentimenti, per carità, sono belli, sono graditi al Signore. Il problema è che nell'atto del tradurli in pratica, noi dobbiamo sempre ricordare, ecco, che il cristianesimo si propone, non si impone. Dio non ha schiavi forzati, ha figli liberi. Ecco, per cui anche le conversioni nascono
da un processo che coinvolge, chiamiamolo così, il convertendo, nel senso che deve desiderare di ascoltare, deve aprire il cuore, deve anche lui interessarsi un pochino. Ecco, perché quando vediamo che non è aria, non bisogna far prediche, perché l'unico effetto di quella predica è appunto passare per pedanti, per fanatici a volte, per integralisti, tutte quante le solite cose, insomma, che vengono dette a quei cristiani che a volte sono semplicemente un po' troppo fervorosi, ripeto, a fin di bene, quindi certamente il Signore guarda anche le nostre intenzioni del cuore, no? Ecco, però, ecco, portare chiunque sia all'incontro con Dio è cosa che si fa non soltanto con le parole, anche perché le nostre parole non convertono nessuno, neanche le mie. Io so benissimo che se io non pregassi tanto e non cercassi, questo purtroppo poco, ma non perché vorrei che fosse poco, ma perché dobbiamo fare i conti con la nostra inadeguatezza, che di pregare tanto forse sì, e se non testimoniamo possibilmente tanto, la nostra santità di vita poco giova, le parole giovano molto molto a poco. Ecco, comunque la Madonna a chi è devoto ottiene il dono di una grandissima carità. Quindi, nel Nuovo Testamento si legge che se qualcuno è privo di sapienza la chieda a Dio. Ecco, se qualcuno si sente privo di carità, la chieda alla Madonna, che la riempirà quest'anima del suo stesso amore e delle sue stesse disposizioni. Ecco, concludiamo la conversazione di oggi con un testo, ecco, poi per la prossima volta spero di trovarne qualcun altro, insomma, perché anche qui, tratto dagli scritti di Maria Valtorta, potremmo dire la carità di Maria negli scritti di Maria Valtorta, prima puntata. È un episodio molto molto bello, si trova nel testo di Padre Gabriele Maria Roschini, già citato parlando della speranza di Maria. E dice così, lo leggiamo e lo commentiamo insieme e poi ci congediamo. Mamma mia, sono venuto, sei contenta ora? Era uno dei momenti in cui, durante la vita pubblica, Gesù faceva qualche sorpresina e tornava a trovare a Nazareth sua madre. Sei contenta ora? Tanto, figlio mio, ma se è solo per la mia preghiera che lo hai fatto, io ti dico che non mi è e non ti è lecito seguire il sangue più che la missione. No, mamma, sono venuto anche per altre cose. Qui bisogna già fare la prima pausa. Ecco, la Madonna desiderava tanto, nei momenti di lontananza, rivedere suo figlio, tantissimo. Nessuno venga a dire questo, cioè questo non c'è niente di più normale, è perché Gesù e Maria si amavano immensamente, anche Gesù avrebbe desiderato tantissimo stare sempre con la sua mamma. E se, come dire, se fosse stato possibile lui assecondare un desiderio suo personale che fosse diverso dalla volontà del padre, quindi questo discorso ipotetico per assurdo, sicuramente avrebbe detto me ne vado a stare un altro bel po' con la Madonna, quindi sei sicuro, insomma, senza nessun dubbio. Quindi fu un grandissimo sacrificio per loro. Ecco però la carità di Maria. Perché è vero che suo figlio è Dio, ma è vero anche che suo figlio è il figlio dell'uomo, il nostro Redentore, che è venuto sulla terra per compiere una missione a nostro beneficio. E quindi l'amore di Dio esige il sacrificio del figlio. Ed anche l'amore retto e corretto nei confronti del figlio, che pure è figlio di Dio, ma è anche figlio suo, esige il distacco. Questa è la carità del prossimo, no? Quanto è difficile per un genitore essere distaccato da un figlio. Eppure quanto è importante, no? Un figlio che si mette in testa di fare una cosa che non è quella che c'è in mente tu. Io ho conosciuto tante situazioni di famiglie che magari un figlio o una figlia gli veniva la vocazione e sono successi i finimondi. Ma i finimondi semplicemente perché un genitore si era messo in testa che
un figlio tutto poteva, doveva fare meno che quello. Ma questo non va, perché il figlio non è figlio tuo, il figlio è innanzitutto figlio di Dio, a te ti è stato affidato in custodia, ti è stato, il Signore ha avuto fiducia di te e te lo dona per un tempo perché tu lo possa educare, lo possa far crescere, lo possa far diventare innanzitutto un buon cristiano e poi anche un buon essere umano, un buon cittadino dello Stato, sono tutte quante cose importanti, un buon lavoratore, ecco, però poi quel figlio deve fare quello che Dio vuole e lo devi lasciare libero. Allora, proseguiamo la lettura. No, mamma, sono venuto anche per altre cose, dice Gesù. Riprende Maria. Dunque è proprio vero, figlio mio, io credevo, volevo credere che fossero voci di menzogna e che tu non fossi tanto odiato. Le lacrime sono nella voce e nell'occhio di Maria. Non piangere, mamma, dice, non mi dare questo dolore, ho bisogno del tuo sorriso. Sì, figlio, sì, è vero. Tu vedi tanti volti duri di nemici che hai bisogno di tanto amore e di sorriso, ma qui vedi c'è chi ti ama per tutti. Ecco qui ancora un altro exploit dell'amore di Maria. La Madonna in Gesù poteva vivere la doppia dimensione, l'amore di Dio e l'amore del prossimo anche, no? Maria che si appoggia lievemente al figlio che la tiene abbracciata alle spalle, camminando lentamente verso casa, cerca di sorridere. Per cancellare ogni pena dal cuore di Gesù. Figlio, ora che siamo soli, dimmi la verità tutta. Perché ti hanno cacciato? Perché cercavo di portare l'uomo all'onestà, alla giustizia e alla vera religione. E chi ti accusa? Il popolo? No, madre, i farisei e gli scribi, meno qualche giusto fra essi. Ma che hai fatto per attirarti le loro accuse? Ho detto la verità. Non sai che è il più grande sbaglio presso gli uomini? Questa fa un po' ridere e fa un po' sorridere, insomma, perché penso che anche per un sacerdote in cura d'anima, insomma, quale io sono, ecco, fa parte, ecco, del bagaglio di ogni normale sacerdote che cerchi di fare bene il suo lavoro in cura d'anime, dover fare l'esperienza di essere, come dire, sobbarcato, ecco, insieme certamente alla stima di alcuni, la gratitudine anche di alcuni, eccetera, eccetera. Sicuro, insomma, c'è anche una montagna di fango, insomma, di odio proprio a volte, sconcertante, stupefacente, ma è così. Ecco, e ora Gesù era Gesù, noi esseri umani dobbiamo sempre chiederci, anche noi preti, dice, sì, però se questa persona ce l'ha con me, io che ho fatto? Perché potrebbe darsi, insomma, che anche in buona fede abbiamo commesso qualche errore, o che nel fare il bene abbiamo ecceduto nello zelo, magari abbiamo offeso qualcuno, insomma, quindi in Gesù questi problemi non c'erano, in noi sì. Ecco, però dobbiamo mettere in conto comunque questa cosa, se ci si mette dalla parte del bene e della verità, non stupiamoci se arrivi qualche bomba, questo vale per i preti, ma vale anche per i cari fedeli, fratelli e sorelle laiche, insomma, no? Perché quando si è dalla parte del Vangelo, inevitabilmente si suscitano critiche, a volte aspre, a volte maldicenze, a volte calunnie, da parte semplicemente di chi, pur non sapendolo, ecco, non sta dalla parte del Vangelo, ma sta dalla parte del nemico di Dio e del Vangelo, che sappiamo tutti chi è, e che quello chiaramente pompa e aizza. E poi Maria continua. E che hanno potuto dire per giustificare le loro accuse? E Gesù risponde, delle menzogne, quelle che sai e altre ancora. Dire alla tua mamma, dice Gesù, il tuo dolore mettilo tutto nel mio seno. Un seno di madre abituato al dolore ed è felice di consumarlo, vuol dire vallo al cuore del figlio. Dimmi il tuo dolore, Gesù, mettiti qui come quando eri vicino e deponi tutta la tua amarezza. Io vorrei fare una piccola pausa, non dico di silenzio, ma almeno di riflessione, ecco, vedere questa tenerezza della,
della Madonna e chiedere. Ecco, certamente noi stiamo meditando sulla carità di Maria, quindi anche sul nostro, come dire, compito di imitare la carità di Maria e quindi di essere solleciti nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Ecco, però noi abbiamo anche bisogno ogni tanto di sfogarci un po', di sfogare il nostro dolore, di sfogare la nostra sofferenza, di sfogare la nostra delusione. Ci sono delle giornate, insomma, io ho abbastanza esperienza, insomma, che veramente le bombe arrivano da tutte quante le parti, uno avverte un pochino il peso. Allora anche qui, noi che facciamo? Da chi ci andiamo a sfogare? Ci abbiamo mai pensato di andarci a sfogare da Maria? Da Maria? Come si fa? Oh, accia, è facilissimo, d'accordo? Ci si prende un pochino di tempo, si fa un atto interiore dove ci si mette alla presenza e si comincia a parlare con la Madonna. Come ci parlava Gesù? Dice, Madonnina mia, mamma mia, regina mia, vita mia, amore mio, chiamiamola come più il nostro cuore ci ispira, no? Sto tanto provato, sto tanto angosciato, è successo questo, è successo questo, è successo questo, è successo questo. Sappiamo che consolare gli afflitti è un'opera di misericordia spirituale. Allora, le consolazioni che ci danno le creature sono sempre piccole, limitate. A volte una creatura non è manco molto disponibile, molto disposta, perché tu gli vai a raccontare un pochetto delle cose, ma se te raccontasse lei a sua volta le sue, cioè, ti accorgeresti che magari sei tu che devi consolare lei e non il contrario, no? E poi la consolazione umana è sempre limitata, certamente, a volte è molto molto gradevole, no? Noi dobbiamo offrirla a tutti, la consolazione. Ecco, viceversa, andarla a cercare dove? Se uno la cerca nella Madonna, la consolazione la trova. E trova non solo la consolazione, ma anche l'ispirazione, perché a volte le cose che ci fanno soffrire e per cui abbiamo bisogno di essere consolati, magari non soltanto appunto sono cose che ci fanno soffrire, magari sono anche cose che necessitano la nostra attenzione, magari c'è un problema grosso, quindi c'è una situazione angosciosa all'interno della quale però sono io che devo prendere, cioè devo vedere come muovermi, devo fare discernimento, devo capire quello che Dio vuole. E chi me lo dice? E glielo chiede la Madonna, e chi me lo dice? Ci parlo. Cioè, noi dobbiamo assolutamente imparare questa dimensione, no? Provi un attimo a pensare anche adesso alla fine del mese di maggio. Com'è la nostra devozione alla Madonna? Ma questo è anche un pochino lo stesso discorso com'è la nostra preghiera, com'è la nostra preghiera con Gesù. Cioè, quando io sono un amico di una persona, c'è un rapporto d'amico. Ci parlo. Ma noi sappiamo che la preghiera vocale è importantissima, quindi chi questo mese avesse fatto, conosco qualche anno, ha fatto queste cose, il proposito di dire più rosari. Se ne dico uno, ne dico due. Se ne dico tre, ne dico quattro. Se ne dico quattro, ne dico cinque. Se ne dico già cinque, ne dico sei. Adesso non esageriamo. Ha fatto una cosa stupenda. Ecco. Ed è importantissimo. La preghiera vocale, ho detto anche tante volte, in tante catechesi di tutti i tipi, è sempre la piattaforma e la base imprescindibile della preghiera cristiana. Per cui guai a chi lascia il rosario. Ok, però se il mio rapporto con la Madonna è solo, per esempio, nel rosario, quindi io ci parlo soltanto per ripetere le Ave Maria, insomma, per carità, è già tantissimo. Ma la Madonna non è la mia amica, la mia mamma, la mia sorella maggiore, la mia regina, ecco, il mio punto di riferimento, il mio modello ispiratore, non lo è. Ecco, quindi Gesù ci andava a cercare consolazione nel cuore della Madonna, Gesù in persona, capite?
E c'è un passo degli scritti di Maria Valtorta dove dice che lui, che è Dio, traeva immenso giovamento, capito? Anche se non aveva bisogno del consiglio, perché poi la Madonna qualche cosa glielo diceva, e dice: io non avevo certamente bisogno del consiglio di nessuno, ma gongolavo. Ecco, oltre che nella consolazione che mi dava quel cuore stupendo come era il cuore di mia madre, anche nel sentire quello che diceva, che anche se io le sapevo già tutte queste cose qui, però la sua lingua piena di sapienza, piena di prudenza, piena di intelletto, nel dirmi insomma anche la sua sulla situazione che lo aspettavo, rendeva felice Gesù. Certo, la Madonna non ci dirà la sua, magari, io tra i tanti sogni nel cassetto, quindi facendosi sentire la sua voce, dicendosi: Don Leonardo Maria, fai così, sarebbe troppo facile, no? Ecco, ci farà sentire la sua voce un po' come ce la fa sentire nostro Signore quando facciamo quindi quella voce, ecco, silenziosa ma eloquente, che parla dentro di noi e a cui dobbiamo tutti quanti imparare a farci attenti. Però ce la fa sentire la consolazione, e si sente la consolazione della Madonna, perché è una grande consolazione. È la consolatrice degli afflitti. Ecco, c'è una bellissima messa, l'ho fatta recentemente, proprio durante il mese di maggio, che è dedicata a Maria, Vergine della Consolazione, che c'è qualcosa di spettacolare, che mostra proprio questo ministero mariano, perché poi la Madonna c'ha un cuore di madre, quindi la madre è la consolatrice per antonomasia. Ecco, facciamole fare questa cosa, approfittiamo, cioè, ecco, di questa cosa bella che lei ha, no? Quindi Gesù si siede su un pacchettino ai piedi di sua madre e racconta tutto di quei mesi di Giudea, senza rancore, ma senza veli. Maria lo accarezza sui capelli con un eroico sorriso sulle labbra, che combatte con un luccichio del pianto che è sugli occhi azzurri. Beato chi l'ha vista, alla nostra Divina Maria. Questa scena, no? Gesù è appoggiato alla Madonna che lo accarezza sui capelli e guarda magari verso avanti, sorride, gli vengono le lacrime, cerca di trattenerle per non dare un dolore ulteriore a Gesù, no? Questa è tanta roba, ragazzi, veramente, veramente uno spettacolo degno del cielo. Gesù dice anche la necessità di avvicinare le donne per redimerle, e la sua pena di non poterlo fare per la malignità umana. Figlioli miei cari, io sono un povero prete e assicuro insomma che questo problema è un problema reale. E c'è un proverbio, c'è un antico adagio, no? Che dice: omnia munda mundis, cioè tutte le cose sono monde, cioè sono pure per chi è puro. E il problema è che chi te guarda tanto puro non è, e quindi maligna. E quindi un povero prete, così come il nostro Signore Gesù Cristo, deve fare anche attenzione a salvare le apparenze, ma non perché bisogna fare l'ipocrita, ma per evitare di andare a suscitare cattivi pensieri, che sicuramente saranno fatti. Ecco, quindi chiedo a chiunque ascolterà questa catechesi, a chi la sta seguendo in diretta, ecco, una preghiera, un'intenzione particolare per i sacerdoti, per i confratelli, per i cari confratelli sacerdoti, per tutti, ecco, perché ricordino sempre queste cose. Quindi Gesù non si è dispensato dall'attenzione necessaria in forza della virtù cardinale della prudenza a come gestire certe cose, no? Ecco. Quindi attenzione anche a tanti comportamenti. Io ricordo una volta, ero giovane, in una parrocchia X che frequentavo, a un certo punto arriva una ragazzina, ci avrà avuto 15-16 anni, insomma, già allora vestita in maniera un pochino, diciamo procace, no? E si siede sulle ginocchia di un frate, davanti a tutti. Passò una persona adulta e gli disse: ehi, alzati un po' da lì. E se non ricordo male, quella persona adulta poi in camera caritatis disse al frate: ma oggi gliel'ho detto io,
Ma trova il modo, certamente senza mortificare sta povera ragazzina, che sicuramente lo fa in buona fede, ma di dirgli che sarebbe meglio evitare, ecco, perché io gli ho detto di alzarsi, perché ho le mie buone ragioni per dirgli. Ecco, capite? Perché forse aveva già sentito qualche chiacchiera, tra l'altro del tutto infondata, perché questo era un santo ragazzo, però dobbiamo fare attenti anche a quello, attenzione a quello, non ci importa niente di quello che pensa la gente di noi, a noi ci interessa quello che pensa Dio di noi. D'accordo? Punto. Ecco, però dobbiamo fare attenzione a non scandalizzare, perché questo Gesù l'ha detto, e a non farci chiacchierare dietro. Poi ci chiacchiereranno dietro comunque, però un conto è che ci chiacchierano dietro, un conto è che io ho dato adito a farmi chiacchierare dietro. Capisci? Questo vale per i sacerdoti, ma vale anche, mutatis mutandis, dicevano i romani, per tutti noi. Quindi chiudiamo. Maria assente e poi dice: figlio, non mi devi negare quanto voglio. Madonna che si rivolge in questo modo a Gesù, no? Non mi devi negare quanto voglio. Ecco, la figlia primogenita della Divina Volontà che dice così perché lo può dire lei. D'ora in poi io verrò con te quando tu ti allontani, in qualunque tempo e stagione, in qualunque luogo. Io ti difenderò dalla calunnia. La sola mia presenza farà cadere il fango. E Maria d'Alfeo verrà con me, lo desidera tanto. Questo ci vuole presso il santo e contro il demonio e il mondo, il cuore delle mamme. Bellissima questa cosa che Maria Santissima dice. Questo ci vuole presso il santo, contro il demonio e il mondo, il cuore delle mamme. Ecco, la Madonna è stata una grande mamma, vera mamma per Gesù, e Gesù era contentissimo di avere tale mamma. Tutti noi dobbiamo, se vogliamo, insomma, questo è un dono che il Signore ci ha fatto, ricordando che la Madonna è anzitutto madre, cercare consolazione, cercare conforto, cercare rifugio, cercare quiete, cercare riposo, cercare anche qualche carezza. È brutto, lo è per tutti noi, insomma. Vivere brutte esperienze, insomma, quindi sentire brutte cose, ecco. E abbiamo bisogno in certi momenti, dove siamo soli con noi stessi, no? Io vorrei invitarvi, ecco, ad avere, se posso, insomma, con tanta delicatezza, con tanta umiltà. Io ho conosciuto, figlioli miei cari, ecco, sacerdoti tanto, tanto, tanto provati, a volte certamente con dei limiti umani, perché un sacerdote non è il Padre Eterno, anche se lo deve rappresentare. Vi assicuro, insomma, che è molto imbarazzante in tante circostanze comprendere l'assoluta inadeguatezza, insomma, della nostra pochezza dinanzi a quello che dovremmo essere o quello che dovremmo fare. Però io ho visto, credetemi, ecco, sacerdoti con le lacrime agli occhi, ecco, sofferenti per, come dire, per essere stati non compresi dalla propria comunità, messi all'indice della propria comunità, giudicati, disprezzati, infangati a volte, no? Allora, cioè, siccome anch'io ho avuto giustamente nel mio repertorio, ecco, qualche cosa, vi inviterei, ecco, se è possibile, oltre che a pregare, ecco, di avere questa, specialmente le anime femminili che sono vicine un pochino alla parrocchia, ecco, di avere un pochino questo cuore di mamma, perché vi dico che alcuni sacerdoti non ce la fanno, non lo reggono. Ecco, è proprio brutto oggi sentire, anche attraverso i social, e poi il problema è che quanto più si va in alto, e tanto peggio è, no? Persone, insomma,
è brutto. Cioè, ci sono momenti in cui si ha bisogno veramente di un cuore di mamma per reggere. Allora, se quel sacerdote, speriamo, ci pensa, andare a piangere un pochino sul cuore addolorato e immacolato di Maria, starà meglio, no? Ma se non la seconda, quell'ispirazione non gli viene, può cadere nella disperazione anche. Può succedere che il sacerdote vada a fare qualche guaio se si sente in questo modo, può scoraggiarsi, può andare in crisi ministeriale, insomma, ecco, non posso, vi assicuro, sono cose che possono succedere, io capisco, insomma, cerco di non essere mai troppo tenero né con me stesso né nei confronti dei miei confratelli, perché ci siamo messi in questa condizione, quindi abbiamo una grossa responsabilità, abbiamo l'obbligo di essere guide, di essere buoni esempi, di tendere alla santità, e quindi, per carità, ecco, però ripeto, siamo tutti quanti fallibili e peccabili, ecco, il Papa, grazie a Dio, è infallibile quando parla ex cattedra, ecco, ma impeccabile sul pianeta Terra sono stati soltanto Gesù Cristo e la Madonna, ecco, e poi fallibili siamo tutti, ecco, tranne il Santo Padre, ma solo quando parla ex cattedra, insomma, no? Quindi, perché per il resto è sempre onorabile e rispettabile, ecco, ma non infallibile, perché nel senso possiamo sbagliare o possiamo peccare, ecco, teniamo sempre presente la distinzione tra sbaglio e peccato. Il peccato è più grave, lo sbaglio è meno grave, perché il peccato è un atto cattivo della volontà, cioè è una cosa che si fa a occhi aperti, cioè io so che sto sbagliando, non me ne importa niente, persevero. Invece lo sbaglio, ecco, si può anche parafrasare con l'abbaglio. E quante, a chi di noi non è capitato nella nostra esistenza terrena? Credevo di fare bene e ho fatto male. Ringraziamo il Signore se ci concede la grazia di potercene accorgere, di potercene riconoscere. Io tante volte ho sempre detto, prego la Madonna in continuazione per questo qui, di darci sempre un cuore aperto, un cuore soprannaturalmente umile. Il cuore soprannaturalmente umile è il cuore che si sa mettere in discussione, è il cuore che non si arrocca, è il cuore che è disponibile, ascolta, si confronta, è aperto. Perché certamente possiamo sbagliare, ma se uno è testardo, nessuno ti può dire, oh figlio mio, ti stai a sbagliare una volta, due volte, pensaci un attimo, no? Così come se uno è ostinato nel peccato, ostinazione nel peccato, sappiamo che è un peccato contro lo Spirito Santo, insomma, perché? Perché errare humanum e perseverare è diabolicum, no? Ecco, vale per tutti, la Madonna svolge questo ministero, la Madonna ha la capacità sia di consolarci che di correggerci, se le consentiamo di parlare al nostro cuore. Quindi ricorriamo a lei, ecco, e aiutiamoci anche in nome della carità di Maria gli uni con gli altri. Ecco. La misericordia comporta questo anche, no? Quindi la compassione reciproca. Vediamo sempre nel peccatore il più grande infelice della terra. Vedremo forse la prossima volta un passo bellissimo. Io non lo so se leggerlo, perché quando lo leggo mi commuovo un pochino. Cioè, come la Madonna esprime la sua misericordia anche nei confronti dei più grandi peccatori. Perché il più grande peccatore è il più grande infelice del pianeta Terra, perché sta male lui. Ecco, ancora più facile è esprimere la misericordia verso gli erranti, quindi verso coloro che sbagliano senza rendersene conto e per i quali bisogna raddoppiare le preghiere, perché basta che arriva un pochino di luce, insomma, da parte di nostro Signore, che è più facile correggere lo sbaglio, ecco, che convertirsi dal peccato. Ecco, questo grande delicatezza, ecco, l'abbiamo sempre gli uni nei confronti degli altri, noi dobbiamo avere questo punto d'onore, ecco, nell'imparare una grandissima carità fraterna. Qui dalle nostre parti, ecco, il vescovo di questa diocesi ha proprio quest'anno invitato tutte quante le comunità ecclesiali a interrogarsi su questo, cioè nelle nostre parrocchie c'è aria
di amore soprannaturale, c'è aria di famiglia, ci vogliamo bene, o perché se altrimenti, cioè, va bene, supponiamo che questo non lo viviamo, ci abbiamo voglia di costruirlo, siamo almeno d'accordo su questo qui, no? Cioè, che i primi cristiani erano riconosciuti al grido, guardate come si amano, cioè, chi era lontano dalla fede, vedendo l'amore profondo, fraterno tra i figli di Dio, diceva, divento cristiano pure io, d'accordo? Non perché sono perfetti, ma perché sono capaci di amarsi gli uni gli altri. Ecco, va bene. Continueremo, per chi desidera, insomma, queste pie conversazioni la prossima settimana. Mi raccomando, un buon e santo fine di mese di maggio a tutti quanti. Certamente poi non abbandoniamo la devozione alla Madonna, ma ci portiamo dietro tutte le ricchezze interiorizzate e vissute in questo mese, ecco, per continuare anche in questo la nostra vita cristiana, in una conoscenza, un amore sempre più profondo alla nostra cara, sempre vergine madre, come l'abbiamo contemplata più che altro questa sera, Maria. Santa notte a tutti, Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, alla prossima fraterna condivisione. Ave Maria a tutti.